Ciao ragazzi, siamo qua a Villageno, siamo pronti per Nipoti Social Run. I ragazzi vi seguiranno in parte in bicicletta e invece voi sarete con me per tutto il percorso. Sono 5,5 km. Ricordatevi di andare sul sito di Nipoti di babbonatale.it e fare la vostra donazione, perché con il nostro ipotetico percorso da Como, o meglio da Cortina, ad Agrigento, siamo in questo momento arrivati con le donazioni fino a Reggio Calabria. Quindi pensiamo di chiudere questi 1600 km ipotetici fino ad Agrigento proprio con l'ultimo contributo. Quindi ci manca proprio la Sicilia, tra le altre cose io sono originario della Sicilia, quindi potreste aiutarci proprio voi per aiutare i nonni d'Italia proprio in questa iniziativa che si chiama Nipoti Social Run, Nipoti di Babbo Natale, che ogni anno aiutano una serie di anziani che vivono nelle case di cura o anche nelle loro abitazioni e ricevono dei regali, o dei desideri vengono esauditi da nipoti sconosciuti. Quindi è una grandissima iniziativa. Ragazzi, io direi che possiamo partire, vi posso farvi vedere un po' la città, perché partiamo da Villageno e arriveremo passando dal centro fino a Villa Olmo. Quindi seguitemi e buon divertimento. Si parte! Bellissima giornata oggi sul lago di Como. Chiaramente questo è lo spettacolo di questa domenica di luglio, la prima domenica di luglio, guardate che bello, e oggi si corre insieme a me. Quindi io sono Massi Zeo, sono speaker di Ciao Como Radio, molti mi conoscono perché qualche anno fa ho fatto la pazzia di fare il giro del lago di Como a piedi, non correndo. Invece oggi una velocissima passeggiata di corsa in mezzo alla gente, finalmente si torna a vivere, ma con la giusta distanza di sicurezza tra una persona e l'altra. Io chiaramente ho la mascherina, quando incrocio le persone tiro su la mascherina. Questo è la famosissima passeggiata di Viale Geno, i turisti sono innamorati di questo scorcio. Vi posso far vedere chiaramente il nostro lago, noi arriveremo proprio lì di fronte, quella villa lì, Villa Olmo, dove c'è anche il famosissimo Lido, noi siamo stati lì oggi pomeriggio. E adesso invece continueremo il nostro piccolo percorso, 5,5 km. Passeremo per il centro storico. Ciao a tutti, ripartiamo con Nipoti Social Run. Abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, chiaramente stiamo correndo da Villa Geno a Villa Olmo. Io sono Massi Zeus per il progetto di Nipoti di Babbo Natale. Siamo fuori stagione sicuramente, infatti questa è una Nipoti Social Run. In cosa si consiste? Praticamente in questo modo di fare, questo tipo di evento, stiamo provando a raccogliere dei fondi e dei soldi per i nostri anziani, e quindi il progetto chiaramente legato alla parte invernale che è Nipoti di Babbo Natale, dove ogni... Ciao a tutti, qualche piccolo problema di connessione, ma siamo qui sempre in Viale Geno, sempre Nipoti Social Run, e adesso partiremo con il tratto che ci porterà da Villa Geno, centro storico, e poi ovviamente Villa Olmo. Nipoti Social Run, edizione estiva di Nipoti di Babbo Natale, cerchiamo di raccogliere più fondi possibili e soprattutto in questo ipotetico viaggio, ipotetica corsa, staffetta da Cortina ad Agrigento. Siamo arrivati con le donazioni a Reggio Calabria. Praticamente abbiamo simbolicamente coperto ogni chilometro con un euro e cerchiamo di arrivare ovviamente al grandissimo risultato
di 1600 km coperti. Come funziona? Maria, è molto semplice, devi andare sul sito di nipotidibabbonatale.it e iscriverti per partecipare alla Nipoti Social Run con un piccolo contributo di 5 euro che permetterà di avere un piccolo simbolico pacco gara con una pettorina. E la cosa divertente è che con una piccola foto postata sui social puoi partecipare anche a un piccolo concorso per ricevere un regalo, quindi ci sarà un fortunato che vincerà un piccolo regalino da parte del gruppo di nipoti di Babbo Natale, un sorriso in più onlus. Ciao Marcella, ciao ragazzi, siamo qui nella Darsena, al Molo, Viale Geno. Ricordiamo, giornata meravigliosa oggi, guardate il lago, è arrivata l'estate e noi correremo verso Piazza Cavour, prima tappa, lungo l'Ario Trento. Finalmente è arrivato un periodo migliore rispetto al lockdown. Diversi eventi, invece oggi corriamo per un evento simbolico che ci unisce tutti quanti, che è la Nipoti Social Run, in collaborazione chiaramente anche con Ciao Como Radio. Stiamo percorrendo le vie della nostra città, lungo lago, centro storico. Io sono Massi Zeus, speaker di Ciao Como Radio, anche un piccolo pazzo che qualche anno fa il giro del lago di Como. Molti turisti finalmente sul lago, c'è festa, c'è area di festa, c'è area di vacanza, siamo tutti un po' più feliciotti. Bene, dietro con Sergio che ci sta seguendo. Buon pomeriggio, ciao Marinella da Lugiate con Masco, saluto a te. Sembra di essere il piccolo Rumaldi oggi, i turisti sono tornati sul lago di Como, e come, guardate che meraviglia, oggi il lago è meraviglioso. Piccolo diversivo, cambiamo le carte in tavola dal percorso, ma andiamo a vedere chiaramente ripreso. Siamo costretti a fermarci, è rosso, nel frattempo ci godiamo un po' lo spettacolo del lago. Finalmente siamo in Piazza Cavour. Ciao Cristina, buon pomeriggio anche a te. Ripartiamo. E siamo pronti per Piazza Cavour, il salotto della nostra città, il salotto della città di Como, proprio Piazza Cavour, ospite sempre, generalmente tutti gli anni, di diversi eventi. Quest'anno purtroppo gli eventi ce ne sono pochi, praticamente quasi zero, ma il vero evento è essere tornati alla normalità. Si può stare in mezzo alla gente, si può vivere questa esperienza e soprattutto potete aiutarci. Ci sono anche dei trampoli. Ciao Patrizia! Ciao Rica, ciao, ciao, parti Ciblinio, ci siamo entrati nel centro storico della città. Vi ricordo di seguirci e di seguire tutte le pagine legate alla manifestazione e all'evento, Nipoti Social Run è l'hashtag, e noi invece stiamo correndo. Io sono Massi Zeus, sono chiaramente ai porti Ciblinio, seguito dal buon Sergio Malagoli che non mi abbandona. Ciao Sergio,
Chissà se troverò il fiato per arrivare fino a destinazione. Ciao Paola! Piazza Duomo. Facciamo una piccola deviazione, Sergio. Vieni, andiamo a vedere la rana. Guarda la rana oggi. La porta fortuna. Porta fortuna, no? Eccola. La rana. Proprio lei. Ci porterà fortuna. La rana del lago di Como, perché del Duomo di Como, perché? Perché proprio quella su quella a quell'altezza si è fermato il lago qualche anno fa, possiamo dire. Grande esondazione. Se passate dal Duomo, andate a toccarlo perché porta davvero, davvero fortuna. Allora, se nessuno sceglie, sceglierò io per voi. Quindi passeremo in via Vittorio Emanuele, una delle vie principali insieme a via Bernardino Luini. Mettiamo il Duomo, il Broletto, ve lo faccio vedere un po' meglio perché ne vale la pena. La torre del Broletto, il Broletto e soprattutto il Duomo di Como. Plinio il Giovane e Plinio il Vecchio. Faremo anche un piccolo giro da dietro, inquadrando al volo la cupola del Duomo. Ciao Giuseppe! La grande bellezza di Como, sì, decisamente sì, guarda, guarda che meraviglia. Siamo veramente in un luogo meraviglioso, ricordiamocelo sempre, non trattiamo male la nostra città. Superiamo problemi di connessione, ma ci siamo. Una delle principali, ecco, questo è un Musa. Sentiamo il nostro grande artista e amico Fabrizio. Da viale, da via Vittorio Emanuele ci sposteremo chiaramente in piazza San Fedele, una delle piazze storiche della città, ex Duomo, San Fedele. E adesso noi torniamo invece a correre ancora. Vista la nostra piccola corsetta. Vedete che siete collegati in tanti? Sono molto contento, soprattutto perché grazie a questa iniziativa, con un piccolo contributo di 5 euro, potete aiutare i nostri anziani d'Italia a passarsela un po' meglio. Visto che nell'ultimo periodo possiamo dire che sono stati quelli più colpiti, i più fragili, le persone che hanno sofferto di più. Dopo un turno all'ospedale sei chiusa in casa, troppo caldo. Ti capisco perfettamente, Alessandra. Ti capisco perfettamente, soprattutto dopo... soprattutto mesi, suppongo, non giorni difficili, ma mesi difficili in ospedale. Piazza San Fedele, ragazzi, rivisitata, piena di tavolini per tenere le giuste distanze di sicurezza. Ma finalmente una piazza viva. San Fedele, guardate che bella la nostra basilica. Meravigliosa. Faccio finta di prendere fiato anch'io, anche se continuo a parlare e raccontarvi un po' di cose. Questa è la meravigliosissima piazza San Fedele, davvero un gioiello che viene esaltata ancora di più nella notte e nel periodo della città dei Balocchi. Ma questa è un'altra storia, abbiamo tempo per raccontarla. Adesso dobbiamo ripartire per vedere di più della nostra città. Sì, stasera sul tardi credo che la temperatura si abbassi un pelino, ma come una giornata così bella e strepitosa, dubito che le temperature si abbassino molto, però ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Bene, in giro ci sono io, quindi potete tranquillamente stare a casa, Stefani.
vi faccio vedere un po' la città. Ecco, stiamo entrando, chiaramente stiamo andando verso Porta Torre, simbolo storico della città. Ciao Stefania. Stefania, grandissima collaboratrice di Un Sorriso in Più Onlus e nipote di Babbo Natale, attivissima. L'avete potuta vedere anche durante il video promo del nipote di Babbo Natale, nipote di Social Run, più che altro. E adesso, mentre qualcuno si gode un fantastico gelato in una giornata caldissima, i negozi sono aperti, sì, Alessandra. I negozi sono aperti, c'è un po' di gente, ma sono tutti comunque molto sereni e rispettano le regole. Molte mascherine di diverso tipo, tutte colorate. Anch'io sto correndo con la mascherina di Giacomo Radio, quella con tutte le manine. Ciao Lella, sei ad Arosio ma lavori a Como, allora sei una ragazza fortunata, in Brianza per durante la vita, tutti i giorni, e vivi la città. Porta Torre, siamo arrivati, qui abbiamo sempre fatto la nostra festa della radio per un paio di anni, è stato così, ci siamo trasferiti l'anno scorso ai Giardini del Lago, ma adesso chiaramente questo è luogo simbolo della nostra città. Ci sposteremo, ovviamente, rotto il telefono, mi dice il nostro stabilizzatore, Piazza Vittoria, Garibaldi. Ora, un po' di caldo, perché mancava un po' di caldo, le mura della città, ci stiamo spostando verso Viale Varese, un luogo leggermente più fresco, la nostra radio. Mentre passiamo c'è un profumo di kebab meraviglioso, possiamo dirlo. Inizia a venirmi fame. Vabbè. Dove vado di corsa? Ecco, sto correndo verso Villa Olmo. Non solo per far vedere la nostra città, ma per far sì che la gente si avvicini alla Nipoti Social Run, che è un'iniziativa dei nipoti di Babbo Natale, serve per raccogliere fondi a favore degli anziani che in questo periodo dell'inizio dell'anno non se la sono proprio passata benissimo per Covid-19, molte persone hanno avuto problemi, altre non ce l'hanno fatta, e quindi Un Sorriso in Più Onlus e Nipoti di Babbo Natale ha uno scopo, quello di regalare un sorriso e aiutare gli anziani d'Italia a ricevere un dono, no? Quindi in questo caso cerchiamo ovviamente di aiutare i nostri anziani con un contributo. Il gioco è quello di correre tutti insieme virtualmente da Cortina d'Agrigento, e noi stiamo correndo per Como, la nostra città, facendo vedere le immagini più belle della nostra città. E se andare sul sito nipotidibabbonatale.it, comprare un pacco gara di 5 euro dal valore di 5 euro e aiutarci in questo momento per raggiungere l'obiettivo. In molti siete stati vicino in questo periodo, perché il nostro ipotetico cammino, la nostra ipotetica corsa è già arrivata a Reggio Calabria, quindi ci mancano solo 250 km per raggiungere l'obiettivo, che è quello di Agrigento. Quindi ho detto forse qualche minuto fa, un aiuto che chiediamo concreto è veramente un piccolo contributo, sono solo 5 euro, ma possono fare veramente tantissimo in questo momento. Giardini,
Queste sono delle giostre fatte dal moto nuoto tempo fa, che ci permettono di capire quanto la solidarietà faccia bene, perché sono e possono essere usate soprattutto dai disabili. Scusate, piccolo problema di camera, dei bimbi con qualche piccola disabilità, quindi siamo molto contenti che ci sia anche un grande rispetto. I giardini di Viale Varese, ecco, questi generalmente sono nel periodo di Pasqua presi d'assalto dalla fiera. Quest'anno purtroppo non è potuto essere così proprio per la pandemia, e noi adesso cerchiamo di venire un po' fuori, no? Sì, devo correre di più, Luciana, devo correre di più per arrivare a... Ciao Bea! Quando saluti i vicini di casa, insomma. Ciao Giuseppe di Montorimpino, dove si arriva adesso, ragazzi? Restate collegati ancora con noi, perché stiamo per entrare nel vivo, stiamo per tornare nel... Ciao Bea, ciao Beutz! Stiamo per arrivare all'Ibeskin, quindi torniamo ai giardini a lago. Posso accelerare il passo, visto che vorrei uscire da Viale Varese, ma nel frattempo ne approfitto per dirvi che Giacomo Radio, la radio della vostra città, è qui in Viale Varese. Adesso passeremo proprio davanti alla sede centrale, dove trasmettiamo tutti i giorni. La prossima volta in bici. No, perché? Sto passando vicino a casa tua, Antonia? Dove abiti? Viale Varese, sede della radio. Ciao Com Radio, saluto anche tutto lo staff, gli amici, ne approfitto perché siamo un grande gruppo, stiamo preparando grandissime novità per settembre, siamo una grande famiglia, quindi siamo molto contenti sempre e comunque e orgogliosi della nostra radio, della nostra città. Grazie Barbara, grazie Alessandra, stiamo tornando. Grazie a te Alma, stiamo arrivando finalmente ai giardini, Piazza Cacciatore delle Alpi. Qui il fantastico Politeama, che ha perso una P e anche qualcosa di più, qualche pezzo in più purtroppo. Politeama, che è un grande mistero, speriamo che presto torni ad essere non un monumento decadente, ma un grande momento di aggregazione, quindi che ci sia una rinascita. Via Cavallotti, torniamo alla nostra nipote social run. Ciao Silvia, ciao Silvia, ecco, si parla di radio e arrivano tutti, quindi grazie Silvia, social media manager di Giacomo Radio, grande amica, un pezzo de core, quindi siamo qui, siamo quasi, abbiamo raggiunto credo i 2,5 km, ma stiamo correndo verso il Libeskin. Nel frattempo Sandra, grazie per i complimenti. Cerchiamo di non farci investire, ma ci siamo. Siamo qui. Ciao Sergio! Ne approfitto per salutare i fratelli Canali, Marco Romualdi, che generalmente è lui l'uomo delle dirette. Oggi ho rubato il passo. E niente, corro per i nipoti social run, sono veramente molto contento. Lo vedevo oggi, sono in trepida attesa da giorni per questo momento. Ci segue e ci vuoi bene, grazie, grazie mille.
sei un gu. E allora stiamo arrivando qui, giardini e lago, momento meraviglioso. Non è Washington, ma è tranquillamente il nostro tempio. È partito. Restate con noi perché abbiamo ancora un sacco di cose da farvi vedere, ma soprattutto dobbiamo ancora arrivare all'obiettivo. Libeskin, la diga del lago di Como. Scusate ragazzi, tocca a noi. Siamo qui in mezzo al lago, uno dei posti più suggestivi di Como, dove puoi ammirare contemporaneamente essere al centro del primo bacino, vedere Piazza Cavour, che vedremo sicuramente meglio tra un po', Cernobbio, Villa Geno, Villa Olmo, il Tempio Voltiano, una meraviglia. Per questo è il luogo più amato dai runner, ma anche dai comaschi. Noi abbiamo il grande Alessandro Volta, certo che ti saluto. Ripresa. Piazza Duomo, il Baradello sullo sfondo, la cupola del Duomo, Piazza Cavour, il Barchetta, tutti i grandi hotel della città, i nostri battelli, Libeskin alla fine della passeggiata della diga, battelli che vanno via, vanno verso l'alto lago, tutta la passeggiata di Viale Geno, Villa Olmo, il Tempio Voltiano. E ora andiamo a salutare il Libeskin. Luciana, ti manca Como? Devi venire a salutarla. Stiamo cercando di fare il nostro meglio per fartela godere dai nostri video. Marco lo fa tutti i giorni. Noi lo facciamo per la nipote social run. Ciao Laura! Libeskin. Molti non lo volevano, oggi tutti lo amano. Meraviglioso. Ha riempito un pezzo della nostra diga dando un punto di riferimento a chi la vede dalla città e soprattutto molti innamorati hanno trovato l'opportunità di farsi un sacco di selfie. Torniamo. Stiamo andando piano. Acceleremo il passo perché è chiaro che dobbiamo arrivare all'obiettivo, che adesso diventa Villa Olmo, Piazza Cavour, diga, il sole del tramonto, bellissimo il nostro lago, certo, è una meraviglia. Oggi poi è ancora più bello del solito. Stata scelta una grandissima data per i nipoti social run per chiudere questo grandissimo movimento che è partito idealmente e virtualmente da Cortina fino ad ora Reggio Calabria. Il nostro obiettivo è, con il vostro contributo, di arrivare fino ad Agrigento. Piccolo contributo di 5 euro per aiutare un sacco di anziani. Ciao da bel ragazzo! Grazie di cuore a te, grazie di cuore a te perché ci segui e perché apprezzi ciò che facciamo. Adesso passeremo chiaramente da Iosro, che è la zona dei giardini a lago dove c'è il Tempio Voltiano, nonché io, stadio, e le vere e proprie istituzioni nella città di Como. Como con l'ho chiusa perché sono comasco. Se fossi stato milanese, ridendo e scherzando, salutando gli amici di Milano, avrei chiaramente detto Como.
Grazie Francesco. Se vi piace quello che facciamo, seguiteci tutti i giorni, perché Marco ogni giorno regala delle belle emozioni. Oggi tocca a me di corsa, quindi seguiteci. Siamo a metà del percorso. Saluti la Prica, ciao Ornella. Ciao Nico, Clem da. Ehi, il mondo della notte è in vacanza, si vede. Al director del Modà, Nicola Cozzoli, a passeggio con la fidanzata. E non solo, perché i VIP di questo fine settimana sono stati tantissimi. Quindi piace proprio a tutti la nostra città. Proprio bello. Felici di essere comaschi. Ciao Neil, ciao da Essen. Da quando c'è Libeskin? Da qualche anno. È stato un grandissimo regalo e secondo me molto bello. Simbolo della città, Tempio Voltiano. Lo guardiamo un po' da lontano perché merita. L'Italia per tantissimi anni è stato stampato insieme alle banconote da 10 euro. Oggi lo abbiamo solo noi. 10.000 lire, scusate. Mi correggono dalla regia. Vabbè, io continuo ad aver fame e passo da Pura Vida dove travigliosi. Mamma mia, che buoni gli arrosticini. Salutiamo Luca Celti e Mauro, che animare quest'area della città e tenere tutto in ordine durante la nightlife. Questi sono i giardini del lago. Quando gli ultimi giorni di scuola si veniva qua a bigiare. Bei momenti, quando si andava a scuola. Oggi siamo qui, monumento dei caduti. Se non l'avete visitato e se non siete entrati da buoni comaschi, dovete assolutamente entrarci e visitarlo. Uno dei posti più belli d'Italia, dove dallo stadio vedi il lago. Infatti molti ospiti si innamoravano di Como per questo motivo. Canottieri. Ciao Anna, sei di Reggio Calabria e vive a Como. E ti dispiace la nostra città, che è ormai diventata tua, possiamo tranquillamente dirlo. E qui si parla sempre di sport, tutti insieme, la canottiera Ilario. A mio modesto parere, forse la terrazza più bella sul lago di Como, dove dal ristorante hai la possibilità di vedere tutto il primo bacino. Provateci a prenotare, ne vale veramente la pena. Vi innamorerete. Stadio. Turisti. Yacht Club. Terrazza, canottieri. Grazie per il buon pomeriggio, Fabiola. Yacht Club, un'altra istituzione comasca. E poi chiaramente arriviamo in un posto che è unico, l'Aero Club. Aero Club con la scuola, unica scuola di idrovolanti d'Europa, credo. E se non avete mai fatto un giro in idrovolante, è un'esperienza magica. Torniamo a vedere il lago. Questa, per pochi, cioè molti non lo sapranno, ma questa è una pista d'atterraggio di un aeroporto internazionale, per idrovolanti ovviamente, dell'Aero Club Como. Passeggiata di Villa Olmo.
Ciao Nicola, salutaci la Sardegna. Di chi corda salutaci la Sardegna, tu che sei amante della città di Como ovviamente. Solamente questo giardino della passeggiata. Piccoli lavori ma significativi. Direi che questo è meraviglioso. Grazie per la guida, per il complimento. Grazie Anna, anch'io col cuore ti ringrazio, perché per noi è un grandissimo piacere avere persone che apprezzano il nostro lavoro. Anna, grazie, salutami Giussano e si riparte. Qui abbiamo tutte le ville meravigliose della passeggiata. Se vi capita di passare da qui, questa passeggiata io la farò in circa 5-10 minuti, ma è tempo veramente rubato perché ci vorrebbero ore per godersi lo spettacolo del lago, della funicolare che ti porta a Brunate, il primo bacino, ma soprattutto tutte le ville con i giardini in fiore, meraviglioso. E noi continuiamo a farvi vedere la passeggiata del lungo lago verso Villa Olmo, giardini davvero molto suggestivi, complimenti. Post lockdown, l'ordine del giorno, oggi chiaramente siamo un po' fermi per i noti motivi di ordine e distanza sociale. Qui è un luogo meraviglioso per andare a correre. Grazie Giovanni. Adesso magari ma potrebbe anche mancarmi un po' di fiato. Comunque guardate che bello. Ciao. Passeggiate d'arte nelle insenature. Questo è il lungo lago. Passeggiata per Villa Olmo. Questa è una delle ville che viene usata più spesso per molti matrimoni con la faccia al lago. Questa, anche questa, chiaramente. Scorcio per pescatori e non solo. Giovani amanti. Si scende, un po' di frescura, riguadagniamo un po' di fresco e torniamo verso Villa Olmo. Siamo quasi arrivati all'obiettivo. Vi ricordo ancora una volta di andare su nipotidibabbonatale.it, contribuire anche voi con una piccola donazione per far sì che si possa raggiungere finalmente l'obiettivo. Ci mancano 250 km, vi ricordo ancora come funziona. Con una donazione di 5 euro per un pacco gara abbiamo inventato una piccola corsa virtuale da Cortina ad Agrigento di 1600 km. Ogni pacchetto gara comprende 5 chilometri per 5 euro e avete la possibilità di aiutarci ad aiutare un sacco di anziani che in questo periodo post-Covid chiaramente devono ripartire e sono quelli che hanno sofferto più di tutti. Godiamoci anche lo spettacolo dei giardini, il Patria, l'anno scorso, due anni fa se non ricordo, l'evento di Dolce Gabbana che ha aperto agli occhi del mondo Villa Olmo e il lago di Como ancora di più. Vedo dei palloncini in lontananza, meravigliosissimo, meraviglioso parco di Villa Olmo, la villa, e vedo dei palloncini, è il nostro traguardo, il nostro arrivo con le ragazze di Un Sorriso Più Ollus e nipoti di Babbo Natale, pronti a festeggiare l'arrivo di questa meravigliosissima manifestazione. Grazie a tutti, contribuite ancora. Ciao ragazze!
Ciao ragazze, allora ricordiamolo tutti insieme. Andate sul sito www.nipotidibabbonatale.it. Date il vostro contributo e aiutateci a raggiungere finalmente Agrigento virtualmente, visto che da Villa Olmo ci stiamo impegnando, abbiamo fatto poco più che 5 km, vi facciamo vedere. Sergio, Sergio! Grazie a tutti ragazzi, è stato meraviglioso, grazie, 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 contribuite, basta pochissimo ad aiutare. Adesso provo a staccare questa cosa, volevo salutarvi live, ah no, facciamo un cambio camera, molto semplice. Eccola. Ciao a tutti, sono vivo, volevo solamente farvi vedere che ho una faccia ancora ed è stato bellissimo, grandissima emozione, grazie Sergio e Masetech per aver sostenuto la parte tecnica, Ciao Como Radio, ragazzi di Ciao Como, tutto lo staff, ma soprattutto queste fantastiche ragazze che da anni si impegnano e danno il loro contributo non solo per Un Sorriso in Più Onlus, ma anche per i nipoti di babbonatale.it, un modo carino per donare e aiutare degli anziani che non hanno tanti momenti di gioia durante l'anno, soprattutto in questo periodo post pandemia. Ragazze, ciao, grazie, Un Sorriso in Più Onlus. Grazie, ti premiamo con la medaglia. Anche voi sarete premiati con la medaglia. Medaglia che troverete nel pacco gara, quindi chi vuole esibirla, chi ha corso e vuole partecipare a un piccolo contest, basta solamente usare l'hashtag Nipoti Social Run su Instagram e la foto che riceverà più like vincerà un piccolo regalino, giusto? Ho detto bene? Un piccolo regalo. Ciao da Villa Olmo. Ciao dal Lago di Como, ciao da Sergio Malagoli, e adesso verremo anche noi, le ragazze sono lì, siamo tutti vivi, grazie ancora, ciao Como!